Palazzo Loschi Zileri dal Verme. È in Corso Palladio, ci passiamo davanti tutti, tra l'altro ci sono negozi anche conosciuti e frequentati, però pochi sanno di che cosa si tratta. È veramente una realtà eccezionale perché, come sottolineavo prima, è veramente un luogo di arte, di cultura, di bellezza, di armonia e di contemporaneità. È la proposta cittadina che il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, offre come opportunità di riscoperta nel corso della 31esima edizione delle giornate FAI di primavera, che si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 marzo. Un'iniziativa nazionale che promuove la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese e di una raccolta di fondi. Coinvolti migliaia di volontari affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane che, formati appositamente come apprendisti ciceroni, accoglieranno e condurranno gli ospiti in visita nelle residenze solitamente chiuse al pubblico. Due le altre proposte in provincia. Una è quella del comune di Bolzano Vicentino, che apre la Galleria Municipale Ubaldo Oppi, l'altra a Sandrigo. Quest'anno il gruppo FAI Giovane di Vicenza, per le giornate FAI di primavera 2023, avrà l'opportunità di aprire le porte di Villa Sesso Schiavo a Sandrigo. I visitatori andranno a scoperta delle sale affrescate dell'ala cinquecentesca, il loggiato, l'ex filanda, il brolo con le risorgive e l'ex colombara, ovvero l'attuale limonaia.